Ecco, siamo qua nel Museo Etnografico di Udine. Oggi abbiamo inaugurato un bellissimo seminario sulle fibre naturali e abbiamo lanciato l'undicesima edizione del Premio Valcellina, concorso internazionale d'arte tessile contemporanea, e che avrà un tema che riguarda il tessere all'insegna della conservazione del patrimonio culturale e dell'innovazione. Il tema è We Have, da to weave, e we have, appunto, una crasi tra questi due verbi, e siamo qui a promuovere in occasione di questo seminario l'edizione undicesima di questo nostro gioiello dell'associazione, che è il Premio Valcellina, attraverso le opere della Valcellina Collection, 14 opere che abbiamo qui in esposizione in questo museo e che saranno visitabili fino a fine settembre, e delle quali curerà adesso un percorso, ma delle quali cura sempre il discorso artistico, la valenza artistica, la nostra critica d'arte Eva Comuzzi. Quindi in questo caso specifico, come ha già anticipato Anna Maria, io mi sono sempre occupata di tutta la parte critica che mette in connessione il tessile, il filato, la fiber art con la contemporaneità, con le opere d'arte contemporanea. E quindi in questo caso specifico sicuramente non siamo in connessione con la contemporaneità, ma siamo in connessione con il passato, quindi con tutto ciò che riguarda comunque l'etnografia, le tradizioni, ed è stato sicuramente interessante vedere come hanno allestito queste opere di filato all'interno delle tradizioni friulane, proprio questo ritorno alla ciclicità, al fare. Chiaramente questo è stato un contesto. La sfida mia, che loro ogni volta mi offrono, è quella anche di portare le opere d'arte ogni volta in luoghi diversi, e quindi di cercare di metterla in connessione, che era il titolo oltretutto dell'ultimo Premio Valcellina, di metterla in connessione con gli spazi. L'abbiamo fatto l'anno scorso alla mia mostra d'arte contemporanea con Orietta Masin a Cervignano, lo faremo adesso portandola ad Arpot. Quindi l'idea è proprio quella di far girare queste opere d'arte e di riportare questa artigianalità che ritorna anche nell'arte contemporanea, quindi proprio un ritorno alla terra, no? Al fare manuale, che è molto importante. Ecco, aspetti che curiamo da sempre in un connubio molto interessante, e dentro questa visione della mixing culture, che era un altro dei temi di uno dei premi Valcellina, e quindi questa fusione, questa condivisione di culture che proprio nell'interazione, nella diversità e nelle varie specificità, ecco, diventano un patrimonio da trasmettere, da conservare e da trasmettere. Appannaggio di tutto questo le giovani generazioni e gli artisti che parteciperanno, e saranno sicuramente tanti come sempre all'undicesima edizione, ecco, ne saranno i testimoni.